In Uganda è stata annunciata la rielezione del presidente Yoweri Museveni al potere da 30 anni. Museveni a 71 anni vince le quinte elezioni consecutive con quasi il 61% dei voti, un risultato contestato dall'opposizione, dagli osservatori europei e del Commonwealth. L'ex guerrigliero aveva preso il potere nel 1986 occupando Kampala e ricopre la funzione di presidente come frutto di elezioni dal 1996. Potrebbe rivestirla a vita visto che ha fatto abolire il limite ai mandati del capo dello Stato. La missione di osservazione europea ha denunciato l'atmosfera di intimidazione imposta dal regime. Secondo la nostra valutazione, la commissione elettorale manca di indipendenza e di trasparenza e non gode di fiducia. L'ex medico personale di Museveni, suo principale oppositore da 4 elezioni, Kizza Besigye, arrestato venerdì per la terza volta in una settimana, ha raccolto circa il 35% dei voti. Ha denunciato la mancanza di indipendenza della commissione elettorale, brogli, l'arresto dei suoi sostenitori, i freni alla libertà di espressione. L'opposizione ha cercato i voti soprattutto dei giovani delle aree urbane indignati per la disoccupazione elevata.